noi, cioè, sono 10 mesi che si lotta contro atti vandalici. Tutte le mattine veniamo con l'ansia di dire che sarà successo. Hanno prima sradicato una grondaia e poi si sono accaniti contro un distributore di snack tentando di mandarlo in frantumi. Ancora un atto vandalico ai danni di una free shop in pieno centro aretino. Ci troviamo infatti sotto i portici. Non si tratta però di un episodio isolato. I proprietari del free shop infatti ci hanno raccontato di aver presentato da inizio anno ben 6 denunce e di aver subito danni per circa 20.000 euro. Da dicembre che noi facciamo denunce, perché è un continuo danni, scritte, muri che lo potete vedere, l'abbiamo rifatto 4 volte quest'anno. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a fare la mara scoperta questa mattina ai proprietari dell'attività. C'era questo tubo in terra e il vetro rotto, hanno girato le telecamere chiaramente e portare via o i soldi o qualcosa da mangiare, ma comunque poca roba. Ma la cosa che mi fa strano è che sotto i portici, cioè che nessuno vede e sente niente, cioè è, secondo me è incredibile, cioè non è che siamo in una strada nascosta, cioè siamo sotto i portici, nessuno vede, nessuno sente, nessuno passa, cioè è incredibile.